Innovazione e prospettive di mercato al centro del primo convegno nazionale sul ciliegio. Protagonista il comune di San Michele di Bari il prossimo 12 aprile, allo scopo di valorizzare la filiera agroalimentare. Quale competitività serve a livello globale? Che rapporto può esserci tra identità del prodotto ed esigenze di mercato? E soprattutto, come garantirsi redditività senza snaturarsi? Il dibattito è aperto e coinvolgerà soprattutto chi nel settore ci opera e non solo le istituzioni. È innegabile che questo prodotto è apprezzato in tutto il mondo, quindi le prospettive sono importanti, solo bisogna creare un sistema attraverso un dialogo fra i vari attori per dare un senso ancora più compiuto a questa attività e quindi dare dei suggerimenti agli agricoltori, ma anche confrontarsi sui temi attuali per valorizzare al meglio questa produzione. Bisogna saper coniugare le nuove cultivar, le primizie e le tardive con i nuovi sistemi di impianto, la possibilità di fare coperture ma anche di riutilizzare le acque della depurazione e evitare l'emungimento spinto dalla falda. Quindi beneficio economico e beneficio ambientale in un trade union che significa approccio culturale diverso di tutte le forze in campo. Questa è una sfida culturale, è un'attività che va accolta e questo convegno, ma tutta l'attività dell'areale del Ciliegio deve e sta utilizzando, mettendo in campo tutto questo.